Pedalando nella nostra storia è il titolo della mostra di biciclette d'epoca inaugurata lo scorso 18 febbraio ad Imperia all'interno della ditta Fratelli Carli. Una cinquantina di pezzi, comprese bici di Moser, Coppi, Pantani e anche una bicicletta che risale addirittura alla fine del 1800. Ogni settimana, sino alla fine della mostra, sono previste presentazioni di libri, filmati e incontri, tutto incentrato naturalmente sul mondo delle due ruote a pedali. Alla cerimonia inaugurale era presente tanta gente, tifosi, curiosi, appassionati e anche una bella schiera di ex campioni del ciclismo nazionale. Mio padre si procurava gli ordini, andava nel Basso Piemonte in bicicletta e andava nelle cascine a cercare ordini, e quando si era fermato qualche ordine veniva qui a Oneglia e spediva a Tizio, Caio e Sembronio quello quanto avevano ordinato, e così è cominciato. Vero e proprio non era fatto con la bici, ma bensì venivano caricate le damigiane sul treno e poi la gente andava nelle stazioni a ritirarle, perché trasportare le damigiane sulla bici... Ai tempi si faceva di tutto di più. E così è cominciato il giro della Fratelli Carli, che quest'anno fa 100 anni. Un bel traguardo a proposito di biciclette. Uno poco un altro, l'abbiamo portato, fino lì ci siamo arrivati. Adesso naturalmente è a loro che portano avanti la fiaccola. La famiglia Carli comunque ha voluto celebrare e rendere omaggio alla storia della bicicletta con questa mostra che è bellissima e che oggi viene inaugurata alla presenza di tanti campioni di qualche tempo fa. E ci sono campioni olimpici, campioni mondiali, insomma di tutto e di più. Santa Gagliardoni, pluricampione olimpico e mondiale, ma la sua bicicletta qua non c'è. No, la mia bicicletta, perché ne avevo parecchie, perché allora si usava ogni pista avere una bicicletta adatta alla particolarità della pista. Sono in giro di vari musei, in Francia, c'è addirittura a Buenos Aires, ce n'è una. Però adesso non ce n'ho più, perché dopo il numero è finita, però ci sono tanti bei ricordi, ci sono già tante fotografie, c'è tante belle fotografie dell'epoca. Stiamo parlando degli anni 60? Sì, esatto, gli anni 60, 59, 60, 63. Negli anni 60 ho vinto le Olimpiadi, campionati del mondo, i campionati di Roma, e quest'anno abbiamo festeggiato i 50 anni. È una festa dietro l'altra, è stata dura quest'anno, perché però è indubbio che mi ha fatto molto piacere essere ricordato dopo i 50 anni, insomma, ancora ti dà ancora soddisfazione. Sono diventato ancora bambino, ecco. Ma chi si può dimenticare quei surplus? Quanto duravano? Beh, all'infinito, sarà di questione di puntiglio. Una volta ho fatto un surplus al Vigorelli col Maspes, è durato 36 minuti e poi mi ha coinvolto in questo surplus che io col mio caratteristico potevano farne anche a meno, però mi ha talmente istigato che mi ha detto no, devo farlo anch'io perché non è mica più forte di me. Dopo due giorni mi sono accorto che ha fatto il surplus perché c'era scritto Ince, la televisione in diretta, lui ha cuccato i soldi, io no, come al solito. Il mondo dei furbi. È il mondo dei furbi, sì, il master era uno di quelli che non era secondo a nessuno. Noi di solito diciamo che i piemontesi hanno il loro mare in Liguria, ma io direi che anche i trentini a questo punto qua, perché Moser da queste parti è un po' di casa. Ci sono passato tante volte quando correvo, ci capito spesso anche adesso. Io ho anche dei bei ricordi, sì, certamente. Ma anche tanti amici, mi sembra di capire. Sì, perché conosco gente un po' dappertutto, da Sanremo, Arma, qui a Varazze, a Genova, un po' anche alla Spezia, un po' di gente dappertutto che conosco. E se possiamo cercare il ricordo più bello che ha vissuto Mosè nella sua carriera agonistica proprio da queste parti? Vabbè, certamente la Milano-Sanremo, perché... ho fatto secondo nel 75, che avevo appena cominciato, che mi ha battuto Merz. Poi nell'84, quasi 10 anni dopo, sono riuscito a vincerla. Però in Liguria ho vinto anche a Varazze, una bella tappa del Giro. Il Giro dell'Appennino l'ho vinto due volte. E poi il primo successo, direi che quello forse... che ricordo con piacere, è stato il campionato nazionale dilettanti a Romito Magra. Certo. Ma la città di Imperia con il ciclismo che tipo di rapporto ha? È vero che qua c'era l'arrivo della Mondovì Imperia? Di fronte a noi c'era l'arrivo della Mondovì Oneglia, che era stata fondata
dall'allora direttore della Gazzetta dello Sport, Camillo Costamagna, monregalese di origine ma adozioni onegliesi, che era allora direttore della Gazzetta dello Sport, direttore del Giro d'Italia e membro di questa amicizia che avevamo tra le due città. Lui aveva fatto disputare allora nel 1914, vinta da Angelo Gremo, la Mondovì Onelia. Una tantum, una volta sola? No, era... Quante edizioni ci sono state? Era continuata per, penso, 10 edizioni, poi era stata ripresa dalla mia società nel 1956 e l'aveva vinta Garello di Mondovì. Qui c'è Piero Coppi, nipote del campionissimo, che in quell'occasione si era classificato al terzo posto, dietro allora campione italiano Toffoletto, che ricordo benissimo. Quindi Onelia ha una grande tradizione. Il ringraziamento, il riconoscimento della città va alla ditta, alla famiglia Carli, per questi 100 anni di storia e poi per aver creato un'occasione in più, non solo per gli imperiesi ma anche per chi verrà ad Imperia per visitare la Fratelli Carli, la città di Imperia e questo museo. Il ciclismo ha rappresentato tanto nella storia della nostra nazione, dell'Italia. Ricordo, si dice che abbia addirittura evitato una rivoluzione nel 48, no? Quindi per dire che il nostro popolo è legatissimo a questo sport che dà tanta passione, insomma, è la nostra regione, è adattissima a fare ciclismo perché il nostro clima, le nostre strade si adattano perfettamente. Abbiamo tantissime classiche sul nostro territorio, la Trofea La Gueglia, la Milano-Sanremo e quest'anno ben due tappe del Giro d'Italia e quindi a dimostrazione del grande impegno dell'assessorato allo sport della Regione Liguria a dare ampio spazio a questo sport. Ecco, questa mostra è aperta a tutti? È aperta a tutti, tutti i giorni, da oggi fino al 20 di marzo. Il 20 di marzo perché? 20 di marzo perché... C'è la Milano-Sanremo. C'è la Milano-Sanremo.